le prime grandi e importanti connessioni. Per esempio questa qui, che è un quadro celeberrimo, che si trova al Maurizio dell'Aia, è la famosa lezione di anatomia del dottor Bruno, che risale al 1634. Giovane e esordiente, che ha già queste committenze. Tra l'altro comincia a misurarsi con questi quadri insieme, questi ritratti di gruppo, che diventeranno appunto con la Ronda di Notte uno dei temi più importanti della sua produzione. Uglenburg non aveva solo una bella casa, non aveva solo dei bei clienti, cioè aveva anche una bellissima cugina che girava per casa. Rembrandt, che non era evidentemente solo interessato ai quadri e ai committenti, ma mette gli occhi anche su Saxia, la giovane cugina del suo protettore, e di lì a poco la sposa. Qui la ritrarrà più avanti, una bellissima composizione, come se fosse la dea Flora. E questo matrimonio gli dà un sacco di importanti elementi. Intanto una dote ricchissima, perché stavano bene con questa famiglia di mercanti, era una famiglia eminente. L'altro aspetto è che può entrare a far parte della Gilda di San Luca, quindi diventa uno dei pittori che ha la possibilità di lavorare autonomamente in Amsterdam, e soprattutto comincia a guadagnare molto bene. Ecco, Rembrandt è rimasto per tutta la vita una sorta di bambinone, nel senso che non è in grado di gestire la propria vita e soprattutto la propria fortuna economica, perché comincia a guadagnare bene, ma ha le cosiddette mani bucate, e fa un errore clamoroso di lì a poco, proprio nel momento della maggior avanzamento professionale e anche di censo, perché si monta la testa. Sappiamo dalle lamentele dei parenti che spendeva per cose assurde, aspettava le navi al posto di, al porto di Amsterdam per poter comprare tutte le cose che arrivavano dal Nuovo Mondo o dalle Indie occidentali, naturalmente, dalle Indie orientali. Quindi comprava curiosità, era un tratto, e i parenti si lamentano perché i soldi sono quelli della dote di Saxia, quindi si lamentano. E questi archibugieri c'erano in tutte le città. C'erano ad Haarlem, come potete vedere in questo quadro, che è il più grande pittore di Haarlem, Frans Hals, è un quadro che risale al 1627, mi sembra, sì, 27, quindi è molto precedente alla Ronda di Notte, e raffigura questi signori che naturalmente si facevano rappresentare, erano due o tre tipologie, o ci si faceva schierati come nella fotografia che si fa militare, o meglio ancora si fa la bella composizione con le cosiddette gambe sul tavolo. Mangiamo sempre in queste occasioni, ci sono questi grandi banchetti, e quindi i soldati, cioè gli archibugieri che si identificavano dallo stendardo, dai colori araldici, si fanno ritrarre in un momento, diciamo così, prandiale, anche perché la sede di queste compagnie erano spesso i luoghi dove si facevano i pranzi sociali, dove si mangiava. Addirittura vedremo, quando arrivarono delle regine ad Amsterdam, quel luogo divenne il luogo per ospitare i pranzi della regina. La Gilda degli Archibugieri di Amsterdam si organizza, e in 448, in pochissimi anni, nel giro di 3 anni grosso modo, dal 39 al 42, chiamando tutti insieme questi artisti, che erano Rembrandt ed altri che adesso vi citerò, realizzano una grande decorazione pittorica, naturalmente mettendo in campo loro, e lo sappiamo che c'entra la regina, perché in uno di questi quadri i soldati sono adoranti attorno al busto di Maria de' Medici. Quindi è proprio un avvenimento esterno che induce la realizzazione di questo grande ciclo di tele nel quale compare anche la ronda di notte. Chi è il regista di tutta questa operazione? Chi è, diciamo così, il committente? E guarda caso è sempre il solito Heinrich Uhlenburg, cioè quello che il mercante che aveva ospitato a casa sua Rembrandt, che naturalmente sceglie Rembrandt tra i pittori, ne sceglie altri: Flink, Sandrart, Bartolomeo Van Perst. Qui ne vediamo, questo è il nostro, qui vediamo gli altri, ecco, per esempio questo è Flink, vedete come sono diversi rispetto a Rembrandt nel modo di approcciare, ma sono quadri tutti quanti fatti insieme in contemporanea per essere esposti uno accanto all'altro in quella sede che avete visto prima.